Gentilissimi, bentrovati dopo la pausa del fine settimana. I listini europei si erano avviati fiacchi e sottotono, in scia al crollo delle borse asiatiche e dai timori degli investitori prima dell'incontro della BCE avvenuto dopo metà pomeriggio. D'altro canto, l'andamento del FTSE MIB, come vediamo dalla mappa del mercato, rimane parzialmente indebolito dallo stacco di dividendo di ben sette società del paniere milanese. Dopo l'intervento rassicurante di Christine Lagarde, che ha comunicato il miglioramento delle prospettive economiche europee e grazie all'ottimo avvio di Wall Street, la situazione è notevolmente migliorata anche in Europa. Infatti, come vediamo dal grafico del nostro indice principale, già dopo la prima ora di contrattazione risale la china, riprendendo quote e archiviando in area 25.400 a più 0,71%. Analogo l'andamento dell'indice di Francoforte, che in chiusura supera i 15.600 punti, aggiudicandosi un punto di guadagno. Ed è un ottima partenza anche quella sui listini statunitensi che dopo circa 3 ore di contrattazione vedono il Nasdaq riconquistare i livelli di aprile a più 0,62%, mentre il Dow Jones guida Wall Street con un progresso superiore al punto e mezzo. Stellantis oggi guida il listino milanese, forte dei rialzi visti su un po' tutti i titoli europei del comparto auto. Gli acquisti su Prysmian invece fioccano grazie al nuovo contratto da 900 milioni di dollari negli Stati Uniti. Buzzi Unicem archivia la seduta a un passo dal più 2. Torna a guadagnare terreno anche UniCredit, che era reduce da una serie di giornate negative, eccezion fatta per giovedì scorso. Poco oltre il punto e mezzo invece troviamo Pirelli. Pesante affondo per alcune utilities. Snam è la peggiore con il suo meno 3,70%, ma rimanendo all'interno del settore troviamo il calo di Terna. Entrambi i titoli hanno staccato la cedola, come già accennato. Molti più staccati figurano i cali di Poste Italiane meno 1,54 ed STM, altri due titoli che hanno staccato il dividendo. Torniamo poi a parlare di utility per menzionare il quinto titolo peggiore di oggi che è ERA. Dal mercato valutario l'incrocio euro-dollaro sta viaggiando attualmente sui massimi in area 1, 19 e 10. Allo stesso modo risale anche l'euro-yen con un risultato analogo. Entrambi gli incroci sono appaiati a più 0,40% circa. Mentre viaggia in controtendenza l'euro sulla sterlina britannica di qualche decimo di punto. Ed ora con noi il trader Pietro Origlia e la sua intervista sulla panoramica ai mercati. Oggi con me Pietro Riglia, trader indipendente, e in sua compagnia, quest'oggi come ogni lunedì, faremo una panoramica sui mercati internazionali. Comunque lascio a te la parola. Buongiorno Rossana, buongiorno a tutti. Buon inizio di settimana, il nostro ormai appuntamento canonico, quello di inizio settimana, dove andiamo a fare un veloce riepilogo di come si apre la settimana. Ricordiamoci, intanto condividiamo i nostri schermi di come si è conclusa l'ultima ottava sui principali mercati finanziari che si è chiusa la scorsa settimana all'insegna della debolezza, con Wall Street che ha segnato la peggiore performance settimanale degli ultimi 5 mesi. Questo perché? Perché la scorsa ottava abbiamo detto che il market mover era la Federal Reserve. Ha cambiato tono, c'è un ex strategy e si parla di un rialzo dei tassi di interesse nel 2023. Anche se Bullard, membro votante della Fed, nella giornata di venerdì, quando poi è arrivato il sell-off che noi vediamo sullo sfondo sul nostro FTSE MIB, ha anticipato questo rialzo dei tassi di interesse al 2022. Quindi il mercato guarda con timore questo cambiamento di strategia da parte della Federal Reserve, anche se sui mercati secondari o il T-bond americano scende sui minimi degli ultimi 3-4 mesi, sotto la soglia dell'1,4%. L'inflazione, secondo la Federal Reserve, rimane un fattore momentaneo. Oggi la nuova ottava si apre all'insegna della positività, leggera positività dopo un'apertura all'insegna della debolezza. Oggi Piazza Affari c'è anche lo stacco di importanti società e per quanto riguarda i dividendi. Nel breve, cosa è importante? Innanzitutto la tenuta dei 25.000 punti, che era quella resistenza storica decennale che per più volte aveva arrestato il recupero del nostro indice principale. Quindi la tenuta dei 25.000 punti non cambia di una virgola la view che rimane positiva. Credo che nel breve,
i mercati hanno trovato le notizie giunte dalla Federal Reserve, da alcuni esponenti, come un'occasione per andare incontro a una correzione di breve, ricordandoci che Wall Street solamente settimana scorsa era tornata sopra i massimi di sempre. Quindi nel breve per il FTSE MIB è importante la tenuta dei 25.000 punti. Per quanto riguarda i titoli, che possono risultare interessanti nel nostro panorama, senza dubbio troviamo ancora una volta il settore legato al lusso, con il titolo Moncler. Titolo Moncler che viaggia sempre vicino ai suoi massimi, e la fase correttiva che può riportare i prezzi in direzione di area 56,50, 57 euro. Dal mio punto di vista rappresenta un'ottima occasione d'acquisto, con target e top posizionato sui 60 euro. La scorsa settimana invece la correzione ha offerto la possibilità di rientrare su un titolo interessante, ovvero il titolo BPM. E avevamo detto che area 2,80-2,85 poteva rappresentare, per quanto riguarda il titolo BPM, un'importante appunto occasione, perché erano gli ex top toccati durante il mese di maggio. Quindi quest'area qui è un'area interessante. Ricordiamoci che gioca la società, la banca, un ruolo importante nel consolidamento del settore, quindi tenuta di 2,80 rimangono inalterate le possibilità di ritornare verso i propri massimi di periodo, ovvero oltre area 3,05-3,10. Ed infine, sempre nel settore lusso, ma tra le mid cap, monitorerei il titolo Salvatore Ferragamo. Eccolo che arriva sullo sfondo, perché oggi il titolo torna a testare degli importanti top di periodo, ovvero area 19,55-19,60. L'eventuale break, l'eventuale superamento, per me è sicuramente un segnale di forza e aprirebbe spazi ambiziosi. Ricordiamoci che questi sono i top di periodo, aprirebbe spazi ambiziosi che potrebbero proiettare i prezzi fin verso i top del 2018 e 2019, ovvero area 21,65-21,75. Quindi questa in breve l'analisi odierna sui mercati, ricordandoci che il focus è anche rivolto al Covid, dopo che la variante Delta, che è quella indiana, ha posticipato, e che è presente nel Regno Unito, ha posticipato di 4 settimane la riapertura totale del paese. Perfetto Pietro, ti ringrazio come sempre, e come sempre rimando l'appuntamento al prossimo lunedì. Grazie a te, buona settimana, buon trading a tutti. Ciao. Ringrazio Pietro e Rossana, per oggi è tutto, arrivederci a domani e una buona serata.